quel Van der Poel lì, con quel Van der Poel, cioè se non vinci è un delitto praticamente, è un sacrilegio. Cioè, mamma mia, mamma mia. Ad esempio, uno come Yves Lampaert, no? Della Soudal Quick-Step, lavoro grandioso, lavoro veramente grandioso per tenere, cioè, sempre lì in prima linea i suoi uomini, la sua squadra per tirare il gruppo. Ma poi, cioè, l'irruenza di Van der Poel dell'Alpecin, che ad un certo punto si mettono davanti, ma la tirata di Van der Poel per Philipsen è un qualcosa di pazzesco. Se ti mettevi con la moto a fianco a Van der Poel, facevi fatica a superarlo in quel momento. Una roba, una potenza sprigionata, una velocità incredibili. Non dovremmo più sorprenderci perché sappiamo quali sono le sue caratteristiche, però lo facciamo ogni volta perché veramente ogni volta sembra che metta qualcosa in più, non lo so, almeno a sensazione. Fatto sta che Philipsen mette la ciliegina sulla torta, praticamente. Per carità, devi chiudere la volata, assolutamente. Philipsen è uno dei migliori, eccetera, eccetera, però la volata la devi fare e la devi vincere contro Van Aert, Bauhaus, eccetera, eccetera. Però l'ha vinta Philipsen e l'ha vinta Van der Poel, l'ha vinta la Alpecin. Ben ritrovati a tutti in questo nuovo video, iscrivetevi, campanella mi piace e ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Ovviamente sulla terza tappa del Tour de France, da Amore Vieta a Bayonne, 187, stavo per dire 287 km, mi sembrava un po' fuori luogo, 187,4 km. Vince Philipsen davanti a Bauhaus della Bahrain, tedesco, Caleb Ewan in terza posizione, ecco, Fabio Jakobsen della Quick-Step appunto in quarta posizione, cioè che può rimproverare poco sinceramente, no, alla sua squadra. Semplicemente l'Alpecin ha scelto il tempismo perfetto veramente per posizionarsi davanti, ma poi con uno come Van der Poel, insomma, clamorosi, va bene. Quinto Van Aert, che però insomma negli ultimi metri smette anche di pedalare perché è chiuso dallo stesso Philipsen. Sesto Cavendish, che andrebbe alla ricerca della 35esima vittoria al Tour e si andrebbe a superare Merckx in questo modo, ma non credo che avverrà. Poi staremo a vedere, però io lo auguro, con tutto il cuore, perché insomma poi Cavendish è uno che mi sta super simpatico, l'ho sempre amato, insomma, da quando seguo il ciclismo, ossia da 15 anni a questa parte, quindi me lo ricordo quando ero più piccolo, eccetera, eccetera. Poi settimo Jordi Meus, ottavo Dylan Groenewegen, nono Mats Pedersen, decimo Cocard, undicesimo Girmay, cioè la mole, no, di ciclisti, di velocisti forti in questo tour è veramente impressionante. E quindi perciò dico, Philipsen grandissimo, perché comunque è uno dei più forti, ma la devi chiudere la volata, devi andare a prenderti la vittoria, che cioè non è che perché Van der Poel ti tira la volata tu parti molto lanciato, super lanciato in prima posizione, allora la vinci sicuramente. Sarebbe troppo facile così. Quindi bravissimo anche Philipsen, ma ripeto, quello che fa Van der Poel è impressionante, è impressionante. Quindi, vabbè, una tappa con qualche GPM, c'è una fuga di due corridori, come era prevedibile alla vigilia, in queste tappe così, con questi Gran Premi della Montagna, magari posti anche lontano dal traguardo, ecco, uno che ha la maglia Pua, ossia Nelson Powles, fa incetta di punti, no? Al GPM. Poi, facile facile, allo scollinamento dell'ultimo Gran Premio della Montagna di terza categoria, a circa un'ottantina di chilometri, poco più dal traguardo, 80-85 km, si rialza e lascia Pichon, l'altro insomma, l'altro fuggitivo, da solo. Pichon ovviamente si sarà andato a prendere anche il numero d'oro, stavo per dire il numero rosso, ma da quest'anno è il numero d'oro del miglior combattivo, quindi complimenti a lui, ma ovviamente speranze di arrivare pressoché nulle, perché oggi è la prima volata, o meglio, era la prima occasione di volata, quindi nessuno si voleva far trovare impreparato, anche se anche ieri insomma c'è stata una condizione, no, per la volata, ma gruppo ovviamente ristretto, 20-25 corridori. Oggi
tutto il gruppo, volata, c'è tensione in gruppo, si rischia anche qualcosa nel finale, quindi dopo che viene ripreso Piscione, insomma, iniziano i preparativi per la volata. Ad un certo punto io ho anche pensato, magari lo stesso Lafay che con la maglia verde, tra l'altro, di leader, no? Della classifica a punti, un'altra prova, un'altra azione, un'altra cosiddetta fagianata, però subito dopo ho detto, no, forse no, perché la natura del gruppo è troppo alta, e cioè, e chi glielo fa fare alla Fe che ha vinto ieri comunque provare un'altra volta? Avrebbe potuto provare qualcun altro, ma avrebbe avuto speranze pressoché nulle, a meno di cose abbastanza clamorose. Quindi di fatto si raggiungono gli ultimi chilometri. Entrano i corridori dentro gli ultimi 3 chilometri, quindi anche le squadre dei velocisti, dei big, scusate, possono un po' rilassarsi sotto questo punto di vista. Prende in mano le redini del gruppo la Quick Step, come abbiamo già detto, poi subentra l'Alpecin e succede, quello che ho detto, insomma, cioè non c'è molto altro da dire. Quasi si è discusso, ovviamente, vabbè, la classifica generale rimane quella, quindi Adam Yates, maglia gialla, e gli stacchi, insomma, di coloro che gli sono dietro, quindi Big, eccetera, rimangono invariati. Dicevo, forse si è parlato più di ciò che è successo, no, nella Jumbo-Visma, quindi all'infuori della strada, quindi del ciclismo puro, piuttosto proprio che della tappa di oggi. Che veramente, cioè, a livello proprio di emozione, ovviamente non si può comparare con quella di ieri, ma soprattutto con quella dell'altro ieri, ossia con la prima tappa. Perché comunque fuga condannata, poi volata finale, si aspetta solo la volata finale praticamente. Quindi, cosa succede nella Jumbo-Visma? Abbiamo visto ieri Van Aert super arrabbiato, si diceva di Vingegaard che poteva, e secondo me poteva, insomma, tirare per 1 chilometro. Poi non è che Van Aert non abbia responsabilità, secondo me, che comunque poteva giocarsela un pochino meglio, insomma, cioè non ti puoi scagliare, no? Magari, cioè, contro Vingegaard tu hai perso perché è colpa di Vingegaard, cioè nella maniera più assoluta, no, secondo me. Però Vingegaard il suo contributo lo avrebbe potuto dare. Poi uno dei direttori sportivi della Jumbo ha affermato praticamente che è stato lui stesso, quindi di fatto si è preso le colpe, che è stato lui stesso a dire a Vingegaard di non partecipare alle operazioni, no, di volata, no, per Van Aert. Ovviamente non sapremmo mai qual è stata, insomma, quale è la vera verità, insomma, perché se lui ti ha voluto dire così, può benissimo essere così, come può essere tutto il contrario, magari, però non lo sapremo mai. Fatto sta che Vingegaard, insomma, a prescindere da quello che dice il direttore sportivo, secondo me un accordo si poteva anche trovare, una tirata gliela poteva anche fare comunque a Van Aert. Però vabbè. Detto questo, si parla di Van Aert che è sceso dal bus imbestialito ad un certo punto, che è andato in albergo ieri, se non erro, se non ho capito male, da solo, quindi in solitaria. Insomma, poi è partito anche qualche commento, qualche meme sui social, no? Con Pogacar, insomma, che lì si sfrega le mani perché assapora, no, la crisi magari della Jumbo. Insomma, io non credo a queste stupidaggini, perché attualmente sono stupidaggini, però certo che potrebbe essere minata un po', magari, la tranquillità del gruppo, del collettivo, da questi episodi. È sempre meglio evitare cose del genere. Però io credo, insomma, che certo, la volata di oggi, ecco, se avesse vinto Van Aert oggi, sarebbe stata diversa la questione, secondo me. Si sarebbero placati molto di più gli animi. Invece oggi, non vincendo, arrivando quinto Van Aert, insomma, qualche strascico potrebbe esserci, ecco, però da qui a parlare di crisi, Jumbo, eccetera, eccetera, ce ne passa, secondo me. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Domani, altra tappa, probabilmente al 90% per velocisti, saremo a vedere un solo GPM, quindi ditemi la vostra, scrivetevi campanella mi piace, al prossimo video ragazzi, viva il Tour de France!